nuovo video super ninoso. Oggi realizzeremo insieme in questo video, come avete visto dalle clip poco fa, una bellissima resina art che ho visto girare sul web, Instagram, YouTube da ormai tantissimo. E siccome ReSiPro qualche mese fa mi aveva inviato la tela per realizzare proprio questa resina art, ho deciso di provare a far con voi questo piccolo esperimento che volendo può essere anche preso come tutorial. Questo video è appunto in collaborazione con ReSiPro, che mi ha inviato tutti i materiali per lavorare questa tipologia di resin art, che devo dire è super divertente da realizzare, facile e veloce. Può essere molto molto divertente e facile allo stesso tempo, perché anche a me sembrava una cosa difficilissima, poi in realtà mi sono divertita un sacco anche col phon a far uscire tutte le onde dell'acqua. Come resina per questa tipologia di creazioni, la ReSiPro mi ha inviato la Art Pro, che serve praticamente per questa tipologia di lavori. Voi ora mi direte: non si può usare la normale resina? Assolutamente sì, potete usare qualunque tipo di resina, ma la Art Pro, da quello che almeno ho potuto notare io, è molto più densa rispetto ad una normale resina liquida, o meglio, non moltissimo, ma si vede proprio una volta che voi andate a colarla, si vede essere leggermente più densa, e quel leggermente più densa è ciò che proprio la rende perfetta a lavori di questo genere, dove se la resina è molto molto liquida, tende praticamente a colare tutta ovunque, anche fuori dalla tela, e ovviamente così andreste a buttare molta più resina, mentre questa qua, essendo più densa, aggrappa benissimo con la tela e secondo me andrebbe benissimo anche sul legno. Vi lascio il video, creiamolo insieme, e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, secondo voi come mi è venuto il mio primo esperimento, e fatemi sapere se l'avete fatto anche voi, mandatemi le vostre foto su Instagram perché non vedo l'ora di vederle. Passaggio di resina ed effettino per la sabbia fatto. Se vedete tutta questa strana postazione sotto i cartoni, buste e carta varia, è perché per fare questo lavoro mi sono dovuta mettere a terra, perché ovviamente è molto largo, nella scrivania non ci sta, e soprattutto se dovesse con la resina a terra sono ovviamente più tranquilla perché ho fatto uno strato enorme di cartoni. Comunque sembra stare venendo bene. Tra l'altro ho notato che l'Art Pro non è liquidissima come resina, è pertanto per questi lavori ovviamente è perfetta, perché non tende a colare troppo, anzi se notate rimane molto stabile sulla tela, insomma. Per quanto riguarda la sabbia, io ho optato per un effettino piuttosto che farla dipinta come fanno spesso questo effetto, perché secondo me avendo questo effetto verrà molto molto meglio, e non vedo l'ora che sia finita, perché una volta finita si vedrà, una volta asciutta anzi, si vedrà meglio l'effetto della sabbia e di conseguenza sarà molto 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 più carino. We'll be right back.
mia bellissima resin art. Ragazzi, mi piace da morire, veramente mi piace tantissimo. Non mi aspettavo che sarebbe venuta così bidibidibit, è stato veramente super facile e in un certo senso anche veloce. Dico in un certo senso perché ovviamente bisogna aspettare che il primo passaggio di resin asciughi, ma in generale io mi sono trovata veramente veramente super bene, mi sono divertita un sacco, gli effetti sono bellissimi, veramente bellissimi. Come vedete, in realtà ho aggiunto, rispetto alle clip che avete visto, ho continuato ad aggiungere della resina bianca che stava solidificando nel bicchiere. Io ho detto, beh, ora ce l'aggiungo lo stesso, e poi l'ho comunque continuata a spostare, come avete visto, con il phon, e ha creato questi bellissimi giochi in rilievo che trovo siano adorabili. Poi in realtà, se non vi piace il rilievo, basta fare un'ultima colata di trasparente sopra, ma è davvero bellissimo, mi piace veramente da morire, troppo 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 carino, e secondo me può diventare sia un piattino simpatico se fatto magari sul legno piuttosto che sulla tela, e ovviamente in questo caso può diventare anche un quadretto bellissimo. Io non vedo l'ora di mettermelo per esempio lì sul muro, così lo si vedrà dietro i nostri video. È veramente adorabile, mi piace tantissimo, e l'effetto delle onde del mare, è passata una mosca, e l'effetto delle onde del mare è veramente bellissimo, soprattutto se visto per così. È bellissimo, mi piace tantissimo. Io spero tantissimo che ci proviate anche voi a realizzarlo, perché è davvero troppo divertente e non lo so, quasi rilassante. Non ci vuole tutta questa grande tecnica nel realizzare questa tipologia di resin art, sono sincera. Sicuramente chi le realizza per lavoro è bravissimo a farle, vengono super iperrealistiche, ma se ci si vuole divertire non c'è bisogno di ammazzarsi così tanto, e di conseguenza vi divertite realizzando dei pezzi veramente simpatici, sia per realizzare dei bellissimi regali e sia per magari abbellire casa vostra. Fatemi sapere se volete vedere altri tipi di queste resin art qui nel canale, magari proviamo a fare i cristalli, geodi, proviamo a farne tante tante altre, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, magari porterò altri video resin art nel canale. Io sono super super contenta, spero che il video vi sia piaciuto, non so dove metterlo, penso che rimarrò così da tutto il giorno. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!